Saluto i presenti, senatori e deputati, componenti di questo organismo parlamentare. Ringrazio per l'invito che mi è stato posto, che mi dà l'opportunità di fare un po' il quadro della situazione, anche di quelli che sono i rapporti a livello internazionale con i vari paesi europei e comunque di inquadrare la questione per poi passare al concreto, a quelli che sono i numeri che riguardano gli arrivi e le iniziative in corso che porremo in essere in questo periodo e che stiamo ponendo in essere. Ci sta una prima parte dove vorrei parlare delle politiche migratorie e lo stato dei negoziati europei sul sistema comune di asilo. Voi sapete che è in atto la discussione a livello europeo sul nuovo patto asilo e d'altra parte noi non possiamo non tener conto che da tempo è maturata la consapevolezza, bisogna sempre tenerlo, da tempo è maturata la consapevolezza che le politiche migratorie richiedono un'elaborazione articolata con un approccio ad ampio raggio che tiene conto del contesto internazionale, geopolitico e degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e questo sia in ragione del carattere strutturale che le migrazioni hanno acquisito nel tempo, sia per gli inevitabili riflessi che determinano sul piano sovranazionale, nazionale e locale. E quindi in un'ottica complessiva che perseguiamo con spirito costruttivo ma anche con determinazione l'evoluzione del quadro normativo europeo senza perdere di vista quelli che sono i fondamentali interessi del nostro Paese. In questo mese, come dicevo prima, l'aspetto principale delle politiche migratorie d'asilo, l'elemento importante è costituito dal negoziato in corso. Si tratta di un progetto ambizioso, misure diciamo non solo legislative che secondo le intenzioni della Commissione dovrebbe instaurare un quadro europeo come dicono sostenibile e duraturo di gestione delle politiche migratorie e dell'asilo. In questo senso la Commissione ha elaborato un pacchetto di misure molto ampio, diversificato, che spazia dalla gestione integrata delle frontiere esterne alla lotta al traffico di esseri umani, dalla politica dell'integrazione agli aspetti della governance del sistema. Ritengo che l'attuale formulazione delle proposte della Commissione non possa ritenersi soddisfacente per l'Italia, l'ho detto più volte, ho chiarito la nostra posizione, che sinteticamente posso condensare su tre linee direttrici. Il riconoscimento innanzitutto della specificità della gestione delle frontiere marittime con sistema di relocation, almeno dei migranti salvati in mare nel corso di operazioni SAR, come prevedeva il meccanismo di Malta del 2019, la considerazione delle misure contenute nel nuovo patto europeo secondo una logica di pacchetto, cioè basata su un giudizio onnicomprensivo e interconnesso delle singole proposte normative che lo contengono, e l'affermazione di un equilibrio fondamentale tra responsabilità nella gestione delle frontiere esterne dell'Unione e solidarietà tra gli Stati membri. Soprattutto quest'ultima priorità è stata al centro dell'incontro ad Atene lo scorso 20 marzo con i ministri dell'interno dei paesi mediterranei, parlo di Italia, Grecia, Spagna, Cipro e Malta, tutti fortemente esposti ai flussi come paesi di primo ingresso
E devo dire che c'è stato un risultato politico di quell'incontro ed è un documento congiunto che noi abbiamo mandato alla Commissione europea, in cui vengono esplicitati, due punti fondamentali: il principio di responsabilità abbinato all'equa, ripartizione delle responsabilità e la necessità di istituire un meccanismo europeo gestito a livello centrale per facilitare i rimpatri su richiesta degli Stati interessati. Su questi temi mi sono già confrontata anche a Parigi col ministro dell'interno francese Darmanin. Incontrerò a breve anche il mio omologo tenesco Seehofer per un punto di situazione. Con loro stiamo lavorando per riattivare il processo di Malta e io spero davvero che proprio a breve riusciremo a portare un protocollo diciamo di intenti tra questi paesi che possa dare aiuto anche al nostro paese nel momento in cui andiamo incontro all'estate, in cui il patto asilo e migrazione non ha ancora visto la luce, secondo me ce ne vorrà ancora un poco per limare tutti gli aspetti su cui non abbiamo noi chiarezza e comunque sia non condivisi da noi. Sul piano tecnico, quindi abbiamo attivato questa operazione con questi due paesi che rappresentano un poco, diciamo, i paesi che maggiormente hanno contribuito a che l'accordo di Malta, almeno fino a quando è stato vigente, perché l'accordo aveva una vigenza di 6 mesi, voglio ricordare, e voglio ricordare pure che ovviamente fino a quando non c'è stato il Covid ha funzionato, dopodiché il Covid anche su questo, diciamo, ha inciso sulla ripartizione perché ovviamente c'è stato un momento di fermo di quelli che sono i principi di solidarietà. Il 16 agosto ho anche incontrato al Viminale il ministro per gli affari europeo greco e l'incontro ha avuto l'occasione per ribadire la sintonia tra i nostri paesi, Italia-Grecia, sull'esigenza di prevedere meccanismi operativi di solidarietà, perché questo è un principio che vale sì per noi, ma vale per tutti, questi 5 paesi, come diciamo noi, MED5, in modo da rappresentare anche in Europa una presa di posizione comune di 5 paesi europei e certamente ha più presa che non andare in forma diciamo isolata. Abbiamo convenuto quindi che è urgente anche sviluppare con la Commissione dei progetti di partenariato a beneficio dei paesi terzi e di introdurre un sistema di rimpatri europei. Noi su questo ci stiamo spendendo molto e ne abbiamo parlato anche con la commissaria Johansson, proprio perché riteniamo che il principio di far partire a livello europeo degli accordi di rimpatrio possa avere una maggiore forza anche con tutti i paesi, perché ci sono difficoltà da parte di tutti gli altri paesi. Noi, se consideriamo uno degli accordi che funzionano, è quello con la Tunisia, ma ci sono dei paesi con cui non si è in grado di fare degli accordi di rimpatrio che siano concreti. Basti pensare che noi, per esempio, abbiamo fatto a suo tempo con la Costa d'Avorio, proprio perché anche dalla Costa d'Avorio arrivano un numero abbastanza importante di arrivi, però poi i riconoscimenti sono difficili da effettuare perché la Costa d'Avorio non ha l'anagrafe e quindi ci sono dei paesi che devono essere davvero aiutati perché non essendoci l'anagrafe non ci sta un riconoscimento concreto e quindi anche i consoli poi al momento del riconoscimento non procedono e quindi è un sistema di rimpatrio che è effettivamente difficile da effettuare.
Ritengo quindi essenziale che ci siano delle politiche migratorie strutturate sul piano della cooperazione internazionale con i paesi terzi d'origine e di transito dei flussi. E in tale ambito quindi si rileva una convergenza di opinioni a livello europeo sulla necessità di un rilancio della cooperazione quale snodo strategico per il governo delle migrazioni, obiettivo che l'Unione Europea può perseguire sotto il profilo della sussidiarietà più o meno dei singoli Stati membri. Ho avuto modo di sottolineare anche questo punto anche nel Consiglio nel GAI del 15 marzo scorso, proprio dedicato alla dimensione esterna della politica migratoria europea, ribadendo che serve uno sforzo straordinario dell'Unione Europea per rilanciare il dialogo politico, gli accordi di partenariato con i paesi terzi, andando incontro alle aspettative dei paesi del Nord Africa per prevenire i flussi migratori e facilitare appunto le attività di rimpatrio, sviluppando e intensificando la cooperazione nel campo dello sviluppo economico sostenibile della migrazione legale. In questa prospettiva, il 27 marzo successivo, ho ricevuto anche il ministro degli affari esteri tunisino, con il quale ho avuto modo di confrontarmi sul tema del contrasto al traffico dei migranti, proprio al fine di incrementare la collaborazione anche bilaterale, anche attraverso delle forme più efficaci di rapida comunicazione tra i due paesi, con l'apertura di un canale informativo dedicato. Che cosa vuol dire? Vuol dire avere, e su questo io mi confronterò anche domani, perché domani mattina, domani 20, quindi andrò con la commissaria Johansson in Tunisia, proprio per sviluppare un sistema di linea dedicata con i tunisini in modo da operare insieme per i lavoratori. Migliorare anche la cooperazione già esistente, resta ferma la necessità anche in questo campo di un sostegno deciso dell'Unione, proprio in quello, devo dire, l'ha dimostrato già la commissaria Johansson venendo con il 17 agosto dell'anno scorso, quando siamo andati insieme al ministro Di Maio e al commissario anche Varel, che poi è quello che governa gli aspetti economici a livello europeo, e quindi proprio perché riteniamo che servino degli aiuti europei per contribuire a rafforzare l'economia tunisina. Parimenti essenziale è per l'Italia contribuire al processo di stabilizzazione della Libia, dalle quali registriamo assolutamente, questo è innegabile, un aumento dei flussi in questo periodo, e quindi è importante che ci sia un rafforzamento di questo storico rapporto bilaterale che unisce i due paesi. E vorrei anche qui ricordare che il 19 aprile ho incontrato a Tripoli le massime autorità libiche, proprio al fine di rinsaldare la collaborazione bilaterale sul dossier sicurezza e migrazione, e devo dire che c'è l'auspicio di una rapida stabilizzazione politica del paese, e ho manifestato in questi termini anche la disponibilità dell'Italia a sostenere progetti di collaborazione a tutto campo e a sollecitare l'Unione Europea a prestare al governo di Tripoli un sostegno efficace e necessario, infatti riteniamo, ma questo è stato rappresentato anche dal presidente Draghi prima di me, quando è andato in Libia il 7 di aprile, quindi è necessario un maggior coinvolgimento dell'Europa per supportare le progettualità dei paesi terzi proprio ai fini della stabilità e dello sviluppo di quei territori. Ritengo utile, e questo anche rappresentato, un maggior coinvolgimento non soltanto
soltanto dell'Unione Europea, ma anche del UNHCR e dell'OIM, e su questo stiamo lavorando, cercando di organizzare quanto prima un incontro a Roma, così come era stata anche, questa era un'esigenza che era stata rappresentata anche dall'Alto Commissario ONU per i rifugiati. Aggiungo che di recente ho incontrato anche al Viminale l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, con i quali mi sono confrontata sui dossier di interesse comune, anche con riguardo agli effetti della pandemia sulla crisi economica, che poi ha comportato anche un aumento dei flussi, e anche sull'esigenza di incrementare e intensificare le iniziative comuni per l'accoglienza dei profughi e dei rifugiati anche attraverso l'organizzazione di corridoi umanitari. Quindi, sempre sul piano dei dialoghi con i paesi africani, l'11 maggio scorso si è svolta una videoconferenza sulla gestione dei flussi migratori organizzata dalla presidenza di turno del semestre portoghese del Consiglio dell'Unione Europea, con la partecipazione di numerosi paesi africani. Sono stati analizzati in quella sede i dati e le previsioni sui futuri flussi migratori verso i paesi mediterranei, particolarmente esposti, come per esempio l'Italia, per sottolineare la necessità di interventi strutturali nel sistema di gestione del fenomeno all'interno dell'Unione Europea, con l'attivazione di meccanismi concreti e solidi di solidarietà, non senza realizzare una strategia condivisa per la lotta ai trafficanti di esseri umani e per il contrasto all'immigrazione illegale. Nella conferenza di Lisbona ho anche avuto modo di porre in evidenza l'esigenza che l'Unione Europea quindi definisca un'adeguata strategia di canali per i canali legali di ingresso, e questa politica dovrebbe inquadrarsi in una logica di migrazione circolare, avrebbe, secondo noi paesi europei e quello che è emerso durante questa riunione, avrebbe diversi vantaggi: una maggiore sintonia tra gli ingressi dei lavoratori immigrati e le esigenze del mercato europeo, la riduzione degli ingressi irregolari e la semplificazione del rientro dei lavoratori nei paesi di origine, senza dimenticare che poi tale politica potrebbe anche incidere e ridurre il business dell'immigrazione illegale, quindi colpirebbe le organizzazioni criminali che sono dedite proprio a questo sistema di illegalità. Un capitolo importante riguarda anche la rotta balcanica. Io il 16 aprile scorso ho incontrato il ministro dell'Interno sloveno, con il quale ho sviluppato i temi della collaborazione trasfrontaliera tra forze di polizia nei due paesi. Il 4 maggio mi sono recata a Vienna dal ministro dell'Interno austriaco, con il quale mi sono confrontata proprio sui temi di comune interesse, inclusi quelli migratori, inquadrandoli quindi nella cornice della nostra, diciamo, bilaterale, di una consolidata relazione che con quel paese abbiamo. Sul tema della rotta balcanica, devo dire, ho posto al commissario europeo Johansson e anche al commissario, al vicepresidente Schinas, la questione dell'urgenza di un confronto tra tutti gli stati membri su una problematica che abbiamo avuto in Italia proprio, che è stata determinata da una sentenza del Tribunale di Roma per quanto riguardava l'accesso nel nostro paese di un cittadino pakistano che secondo il ricorso che era stato effettuato e secondo poi la decisione del Tribunale era stato valutato
valutato illegittima la nostra presunta riammissione nel paese, nella Slovenia, perché secondo il nostro, quello che è stato detto nella decisione del Tribunale, l'Italia doveva immaginare che dalla Slovenia sarebbe andata in Croazia, dalla Croazia sarebbe andato poi in Bosnia, dove non ci sono delle garanzie dei diritti umani. Abbiamo ovviamente fatto reclamo e abbiamo avuto ragione, perché per mancanza proprio dell'elemento su cui si basava il ricorso, perché il Pakistano non era mai arrivato sui nostri territori, quindi non risultava in nessuna banca dati, quindi con tutta la documentazione che le forze di polizia hanno potuto rappresentare. Però io, in relazione a questo, a prescindere poi dall'esito del ricorso, che hanno detto che mancava la materia del contendere perché non era arrivato, ma io ho ritenuto di coinvolgere l'Europa, perché ritenendo che non corretta la visione della non riammissione in un paese europeo, che quando noi facciamo gli incontri a livello di ministri dell'interno, siamo tutti là, siamo con la Slovenia, siamo con la Croazia, quindi non è perché io non mi sembra, insomma, corretto questa impostazione. Comunque sia, ho chiesto che ci sia un orientamento da parte e un incontro anche con tutti i paesi interessati, coordinato dall'Unione Europea, incontro che al momento ancora non c'è stato. Quindi, come vediamo, si tratta di iniziative che sono state proiettate su vari fronti a livello internazionale, quindi da una parte con i paesi di provenienza e di transito dei migranti, dall'altra con i partner europei, la cui solidarietà e il cui supporto è essenziale per qualunque tipo di politica si voglia portare avanti in questa fase. Quindi l'insieme delle iniziative di cooperazione che noi stiamo portando avanti non si limitano alla dimensione politica, ma presentano anche una dimensione tecnico-operativa che ritengo importante illustrarvi. Infatti è evidente che soltanto adottando un approccio inquadrato in una visione capace di dare risposte concrete alle esigenze dei paesi terzi beneficiari, diventa possibile affrontare il fenomeno dell'immigrazione illegale. E in questi termini assume rilievo il programma regionale di sviluppo e protezione per il Nord Africa, per il quale l'Italia è capofila, di un consorzio di 14 Stati membri e associati. Il programma è volto a rafforzare la protezione dei migranti e rifugiati, migliorando la loro condizione di vita e offrendo valide alternative alla migrazione irregolare. Fino ad oggi l'Unione Europea, per il 90%, il Ministero dell'Interno per il 10%, hanno investito nel programma 61,7 milioni di euro per la realizzazione di 57 progetti in Algeria, Egitto, Chad, Libia, Marocco, Mauritania, Niger, Tunisia, in collaborazione con le organizzazioni internazionali quali OIM, ACNUR e UNICEF. Il Ministero dell'Interno è anche impegnato in ulteriori 16 progettualità con una dotazione di 10 milioni di euro finalizzate proprio a promuovere lo sviluppo socio-economico di alcuni paesi di origine dei flussi migratori e a migliorare la gestione dei flussi misti. Noi sappiamo che molti migranti si mettono in cammino verso l'Europa senza informazione circa i rischi del viaggio, per questo abbiamo condotto una specifica azione finalizzata a finanziare una campagna informativa rivolta ai potenziali migranti affinché siano posti in grado di prendere delle decisioni informate e consapevoli circa i rischi che corrono, legati anche alla rete dei trafficanti di esseri umani e alla migrazione irregolare.
L'Italia è anche impegnata in un'azione di assistenza ai paesi partner finalizzata a migliorarne le capacità operative di controllo delle frontiere e di contrasto all'immigrazione irregolare, alla tratta. I principali programmi di assistenza riguardano la Libia, la Tunisia, l'Egitto e quindi diciamo che molti di questi programmi sono di natura bilaterale e sono finanziati dall'Unione Europea. Adesso vorrei parlare un poco delle dinamiche dei flussi migratori e contrasto all'immigrazione irregolare. Le dinamiche dei flussi variano nel tempo in funzione delle diverse aree di crisi dei migranti, delle attività di contrasto sviluppate dagli stati. Tali variazioni evidenziano le notevoli capacità di adattamento delle organizzazioni criminali transnazionali attive in Nord Africa, Grecia e Turchia, in grado di pianificare il traffico di esseri umani fino ai dettagli più minuti legati al trasporto. Nel bacino del Mediterraneo si identificano diverse direttrici migratorie, tra esse quella che maggiormente interessa il nostro paese è la rotta del Mediterraneo centrale, che parte dalla Libia, dalla Tunisia, dall'Algeria e si dirige verso la Sicilia, la Sardegna. Questa direttrice è la principale via d'ingresso in Europa, utilizzata da consistenti flussi di migranti provenienti dall'Africa del Nord, dall'Africa subsahariana e dal Corno d'Africa. Ad oggi sono sbarcati, qua veniamo ai numeri, oltre 13.358 immigrati. E il nostro paese, il paese principale di partenza è la Libia, con 8.987 arrivi. Abbiamo in particolare registrato un picco superiore ai 3.500 soltanto in quest'ultimo mese di maggio. E la Tunisia è il secondo paese di partenza, con 3.041 arrivi nel 2021. Vorrei però sottolineare che lì, appunto, come dicevo prima, anche per quanto vorrei darvi anche i dati della rotta balcanica, perché poi dobbiamo tener conto non soltanto del Mediterraneo, ma anche dall'altra parte, dove noi sono stati rintracciati nelle province di confine con la Slovenia 8.100 nel 2020, 8.133 immigrati, quando invece in questi primi 5 mesi sono appena, diciamo appena, 2.145 rintracci, quindi un po' sensibilmente inferiore, se facciamo il confronto con gli analoghi arrivi dell'anno precedente. Sono un poco aumentati invece gli arrivi via mare dalla Grecia e dalla Turchia, dove abbiamo rilevato circa 1.000 unità di arrivi. Quindi questo ovviamente è da addebitare alla situazione di stabilità politica, di precarietà economica di alcuni paesi di partenza, e quindi è necessario, come dicevamo prima, combattere le organizzazioni criminali che lucrano sui migranti, rompendo, noi crediamo che soltanto rompendo questo anello noi potremmo anche ridurre il numero delle vite umane perse in mare, proprio combattendo l'immigrazione illegale. Il contrasto quindi richiede però un approccio condiviso con i paesi terzi, che devono essere supportati, come dicevo prima, nella costruzione di adeguati sistemi di controllo, ma anche devono essere supportati nel riprendere, diciamo, da un punto di vista economico, finanziario proprio di quei paesi per la stabilizzazione, quindi occorre un intervento ben preciso per stabilizzare quei paesi. La credibilità delle politiche migratorie presuppone anche, come dicevamo, il controllo delle frontiere marittime esterne e uno strumento, è stato importante, l'operazione di pattugliamento congiunto Temis, Frontex in sostanza, quindi sotto l'egida di Frontex, finalizzata alla sorveglianza marittima per il controllo dei flussi migratori irregolari nel Mediterraneo centrale. Sempre in tema di controllo
controllo delle frontiere esterne dell'Unione Europea, uno sviluppo di grande rilievo costituito dal corpo permanente della Guardia di frontiera e costiera europea, che rappresenta la più significativa evoluzione di Frontex in chiave operativa. E a questo riguardo, nel corso di quest'anno, il Ministero dell'Interno è stato impegnato nelle attività attuative connesse all'organizzazione operativa dell'Agenzia, così come è stata riformata. Pensate che sono previste poi nel tempo circa 10.000 unità per Frontex, quindi è una struttura che crescerà. Attualmente noi abbiamo del nostro personale di italiano 28 unità di personale per missioni di lungo corso, di cui 22 della Polizia di Stato, 200, e poi 264 unità per impieghi di breve periodo, di cui 230 della Polizia di Stato. Un altro capitolo centrale al contrasto dell'immigrazione e l'organizzazione dei rimpatri. Chi non ha titolo effettivamente deve essere rimpatriato, ma l'attuazione di questo principio non è di facile attuazione e concretezza, perché è resa difficile dalla complessità tecnica delle procedure di rimpatrio. Riteniamo essenziale, come dicevo prima, un intervento anche dell'Europa nel negoziare dei nuovi accordi di rimpatrio, sia nel sostenerne finanziariamente l'implementazione da parte degli Stati membri che sono impegnati in questo esercizio. Per rafforzare la cooperazione in materia di identificazione e di rimpatrio, l'Italia ha condotto specifici negoziati per la conclusione o per il rinnovo delle intese tecniche che già esistono con diversi paesi di origine dei flussi migratori, che prevedono anche l'invio in missioni in Italia di funzionari di questi paesi incaricati di collaborare con le autorità italiane nelle procedure di identificazione degli stranieri irregolari. E come dicevo prima, i paesi sono Costa d'Avorio, Gambia, Nigeria, Senegal. Anche la situazione sanitaria determinata dalla pandemia ha avuto ovviamente un impatto sui rimpatri, la chiusura totale delle frontiere terrestri, aeree da parte dei principali paesi di destinazione e di transito ha di fatto bloccato le operazioni di rimpatrio nella prima fase dell'anno. A partire dal 2020, appena diciamo con la temporanea regressione di quella che erano gli effetti della pandemia, e quindi l'allentamento delle misure precauzionali poste in essere dai vari paesi, è stato possibile riprendere in modo regolare l'attività di rimpatrio verso alcuni paesi, tra cui la Tunisia e l'Albania. Nel corso del 2020 il totale dei rimpatri è stato 3.607 unità. Nel corrente anno sono state, alla data del 9 maggio, sono state rimpatriate, nonostante tutte le difficoltà, circa 1.300 persone. Riguardo ai rimpatri che hanno interessato i tunisini, vorrei dire che nel 2020, inizio 21, il governo tunisino, proprio in considerazione del fatto che avevamo avuto nel 2020 un numero elevato di flussi dalla Tunisia, hanno concesso 12 voli aggiuntivi, e quindi posso dire che nel 2020 abbiamo eseguito soltanto tunisini 2.016 rimpatri, di cui 1.831 con voli dedicati, voli charter. In questo ambito poi vorrei anche ricordare quello che è la situazione dei CPR, che sono i centri per i rimpatri. Attualmente sono operativi 9 CPR su tutto il territorio nazionale. Stiamo lavorando anche all'implementazione della capacità ricettiva di tali strutture e alla ricerca tramite i prefetti, che dovranno comunicarci eventuali nuove soluzioni d'intesa con i presidenti della regione, come prevede la normativa, quindi altre soluzioni da poter utilizzare.
organizzare sui vari territori. È in itinere anche una gara proprio per garantire la piena funzionalità di tutti i posti che attualmente sono destinati a coloro che devono essere rimpatriati, una gara a cura di Invitalia per la stipula di accordi quadri che consentirà di accelerare anche quelle che sono le attività di manutenzione, uniformando i costi e gli standard qualitativi delle varie strutture. Le forze di polizia sono particolarmente impegnate nella prevenzione, nel traffico dei migranti, la Polizia di Stato collabora con Frontex, mettendo in essere anche delle metodologie investigative e conoscenze del fenomeno, quindi intrattiene rapporti di collaborazione con organismi investigativi anche di paesi europei, da cui tradizionalmente hanno origine i flussi migratori, anche attraverso gli ordinari canali della cooperazione internazionale di polizia, tra cui Interpol e Europol. Sono d'altra parte operative anche numerose progettualità europee proprio tese a facilitare le indagini sulle principali direttrici migratorie e a migliorare la cooperazione soprattutto con i paesi terzi. Con riferimento alle iniziative contro il fenomeno della tratta di esseri umani, è operativo il progetto denominato E2TU, che ha come obiettivo il contrasto alle organizzazioni criminali nigeriane dedite alla tratta e allo sfruttamento sessuale di connazionali in tutta l'Unione Europea. Per quanto riguarda prevenzione e contrasto al terrorismo e possibili infiltrazioni nei flussi migratori, le iniziative di prevenzione si rivelano quelle che derivano dall'azione integrata degli organi di contrasto nazionali e delle agenzie europee e già a partire dal 2017, in accordo con l'Unione Europea, sono stati attivati i cosiddetti controlli secondari di sicurezza per scongiurare il rischio di infiltrazioni terroristiche nei flussi migratori irregolari e lo strumento si sostanzia in una cooperazione rafforzata per i controlli alle frontiere in chiave antiterrorismo con Europol, che invia in Italia propri funzionari da affiancare alle nostre articolazioni investigative nazionali. Attraverso questa collaborazione, devo dire, sono state sottoposte a controllo da ottobre 2018 al 30 aprile 2021 circa 4.000 persone. Altra risorsa fondamentale è il CASA, il Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo, che riunisce le forze di polizia e l'intelligence, rendendo possibile delle valutazioni, degli approfondimenti. Nel 2020, sul parere del CASA, la Polizia di Prevenzione ha adottato 867 provvedimenti di inammissibilità in territorio europeo per motivi di sicurezza nazionale, a fronte dei 489 provvedimenti del 2019, e già in questo anno, sino al 14 maggio, ne ha assunti circa 510. Inammissibilità sul territorio europeo vuol dire che non possono entrare proprio nei nostri territori, quindi questa è un'attività molto importante. Poi vi vorrei dire di salto, se vi interessa, vi posso dire sul sistema di accoglienza che ha conosciuto diverse rimodulazioni. Adesso la faccio più breve perché penso che sia più importante, diamo spazio anche alle domande, e quindi sulla scorta quindi di esperienze maturate abbiamo posto in essere dei protocolli sanitari molto stringenti per fronteggiare l'epidemia in corso, e si è trattato sempre di protocolli che tese a garantire la tutela dei diritti non soltanto degli operatori ma anche degli stessi migranti. E oggi, alla data del 18 maggio scorso, quindi pochi giorni fa, risultano presenti negli hotspot 700
1.132 migranti, nei centri di prima accoglienza 49.759, e nei centri del SAI, quello che è il sistema di accoglienza e integrazione, 25.589 persone. Allora, poi vorrei anche dire che per lo svolgimento del periodo di quarantena sono state impiegate 5 navi, questo lo sapete bene, è stata stipulata una convenzione con la Croce Rossa proprio che ha previsto, oltre a quelle che sono prestazioni di prevenzione sanitaria, anche servizi alla persona, quali mediazione linguistico-culturale, assistenza sociale, individuazione delle persone vulnerabili e attività di supporto psicologico. È stato importante in quest'ambito anche il ruolo garantito dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, il cui supporto consiste nell'attività di informazione ai richiedenti asilo circa la possibilità eventuale di chiedere la protezione e nell'individuazione delle persone che sono portatrici di particolari esigenze. Allora, poi, tra l'altro io proprio perché la pressione migratoria di quest'ultimo periodo ha coinvolto la Sicilia, perché gli arrivi, la maggior parte arrivano in Sicilia, io ho incontrato proprio il 13 maggio il presidente della regione siciliana, il sindaco di Lampedusa, proprio per un punto di situazione. Ne parlavo prima con il presidente che si era recato, come ha appena detto, anche lui a Lampedusa, proprio per ringraziare per lo spirito di collaborazione, ma anche per affermare un impegno del governo a limitare al massimo le ricadute su quel territorio che ovviamente non può essere penalizzato per la propria posizione geografica. Questo è inutile. Vi vorrei dire invece sui minori non accompagnati, che purtroppo è un problema che abbiamo visto in crescita. Devo dire che il sistema di accoglienza non è gestito esclusivamente dal Ministero dell'Interno, quello che riguarda i minori, e infatti concorre anche l'azione degli enti locali a cui per legge va la competenza specifica. Voi sapete che è prevista una prima fase di accoglienza in strutture governative ad alta specializzazione, un'accoglienza di secondo livello nell'ambito del SAI. Vorrei anche dire che proprio per i minori non accompagnati noi abbiamo previsto che la quarantena venga effettuata laddove possibile, e cerchiamo in tutti i modi di effettuarla, diciamo non sulle navi, perché riteniamo più opportuno, così come ci è stato chiesto anche da vari garanti, che venga svolta e venga assicurata ricorrendo ai centri attivati dai prefetti e gestiti appunto in convenzione con gli enti locali. Alla data quindi del 30 aprile 2021, nelle strutture finanziate dal Ministero dell'Interno risultavano presenti 4.082 minori stranieri non accompagnati, di cui 97 nelle strutture temporanee attivate dai prefetti, 196 nei centri di prima accoglienza, FAMI, e 3.789 nella rete SAI. Se vi interessa, vi dico anche per quanto riguarda i rimpatri. Grazie, grazie. Vi salto l'attività. Ecco, vedi, io andrei sui reinsediamenti, corridoi umanitari, rimpatri, e poi Io, basta, Ministro, perché. devo dare la parola ai colleghi, Allora anche per chiudiamo. la Se vi interessa, concomitanza rispetto soltanto ai dei lavori del dati, Senato. forse sui dati dei Prego. rimpatri vi può interessare. Prego, Ministro. Allora, i rimpatri, i volontari assistiti, devo dire che dal 2016 al 13 maggio sono stati effettuati 2.989 rimpatri assistiti.
Vorrei dire però che, e questo è importante, che sono stati effettuati sempre dal 2017 al 2020, il Fondo Migrazione ha contribuito al rimpatrio volontario assistito da paesi di transito, quindi parlo dalla Libia o dagli altri paesi, circa 85.000 migranti. Dal fondo migrazione dai paesi di transito, quindi dalla Libia verso gli altri paesi, mentre nello stesso periodo 2018-2020 sono stati rimpatriati forzosamente 17.464 migranti. Direi che questi erano dati che ci tenevo a dare. Grazie, Ministro.